Buongiorno a tutti, mercoledì 17 aprile 2019. Oggi parleremo di Equacoin, reddito universale, banche centrali e giubileo. Dunque, gli articoli che in questi giorni mi hanno colpito riguardano la questione dell'iniziativa di questi Money Angels che hanno realizzato un borsellino sulla piattaforma su Equacoin, un borsellino appunto invece senza nessuna piattaforma di exchange o altri meccanismi speculativi, ma semplicemente un borsellino peer-to-peer dove è possibile scambiare valuta digitale a corso libero, quindi a libera accettazione, denominata in euro, dollari, franchi svizzeri, eccetera. A cosa servono questi borsellini? Questi borsellini servono per attribuire un reddito universale incondizionato ai cittadini europei, svizzeri e statunitensi. Come funziona? Funziona attraverso la possibilità di aprire gratuitamente questi borsellini, quindi di ricevere un address, un indirizzo di questi borsellini. E mettendoli in un modulo è possibile iscrivere il proprio borsellino a questo programma di reddito universale che prevede 1000 euro al mese più 100 euro per ogni nuovo borsellino che viene fatto aprire. C'è un bell'articolo dell'avvocato Marco Della Luna, realizzato il reddito universale dai Money Angels, dove appunto parla di questa iniziativa. Questo circuito monetario bancario creato da questi Money Angels serve a dimostrare che un governo economicamente consapevole e indipendente potrebbe praticamente copiare questa iniziativa oppure adottarla e dare a tutti i suoi cittadini un influsso di liquidità mensile regolare di appunto per esempio 1000 euro o quanto meglio ritiene. Questa iniziativa in effetti, se fosse copiata dal governo attuale che c'è in Italia, permetterebbe di risparmiare completamente le cifre stanziate per il cosiddetto reddito di cittadinanza, che poi non è un vero reddito universale, incondizionato, ma come sappiamo prevede tutta una serie di parametri che molti no, giovani non riescono a con cui molti giovani non riescono a poter accedere, quindi diventa una corsa a fare i moduli ISEE, eccetera, eccetera, la minaccia della galera se uno sbaglia i dati, eccetera. Mentre qua invece con questa iniziativa su blockchain chiunque può avere il suo reddito semplicemente registrando il suo borsellino senza particolari formalità. Se per assurdo tutti gli italiani, cioè 60 milioni attivassero questo borsellino, perché ricordiamo che essendo universale vale anche per i neonati, i bambini, quindi per chiunque, anziani, eccetera, senza discriminazione. Allora con 60 milioni avremmo 60 miliardi al mese di affluenza di liquidità nel paese, nell'Italia. Questa liquidità sarebbe molto utile per colmare quel divario di 1.800 miliardi che separa l'Italia dalla Germania come liquidità pro capite e quindi portare presumibilmente il tenore di vita dell'Italia alla Germania, come ho già spiegato in altri video, rispetto appunto a questa liquidità pro capite. Ricordiamo che la liquidità è un fattore molto importante perché oggi abbiamo una circolazione di 1 euro per ogni 6 euro di debito aggregato che c'è nel paese, quindi vuol dire che solo un italiano su 6 sarà in condizione di pagare il suo debito, gli altri rimarranno a bocca asciutta. Invece in questo modo, in 3 anni, 60 miliardi all'anno sono 720 miliardi, scusate, al mese sono 720 miliardi all'anno. In 3 anni l'Italia potrebbe raggiungere lo stesso livello di liquidità della Germania, con semplicemente questo sistema di attribuire questo reddito universale.
La moneta su blockchain non ha i costi bancari enormi che ci sono dietro appunto all'utilizzo di questa moneta bancaria, perché allo Stato costa non solo come interessi, ma anche come capitale, poiché le banche trattengono il capitale che creano dal nulla e non riversano allo Stato questo capitale, cioè il signoraggio, con la scusa ovviamente dell'indipendenza. E questa indipendenza si tramuta in una gigantesca, colossale evasione fiscale bancaria che possiamo quantificare circa in 2.000 miliardi all'anno in Italia oggi. Bene, quindi da una parte il reddito universale permetterebbe allo Stato di recuperare la sua sovranità monetaria senza chiedere niente a nessuno. Cioè, questa è una riforma che si può fare da oggi a domani senza chiedere niente a Draghi, eccetera, ma semplicemente con un decreto governativo. Si può fare tecnicamente, non lo fanno praticamente perché hanno dei loro motivi che riguardano sostanzialmente il fatto che il sistema ha funzionato, diciamo, sempre in un altro modo. E in quell'altro modo ha permesso la creazione di caste che dominano il paese e che impediscono l'attuazione della Costituzione sostanzialmente, cioè quella dove la Costituzione prevede tutta una serie di diritti che oggi, essendo sostanzialmente diritti economici, in realtà la gente non si può permettere di pagarsi questi diritti. Quindi qualcuno scherzosamente ha fatto girare su internet per la Domenica delle Palme un'immagine di Gesù che guardando Ponzio Pilato dice: "Io ho fiducia nella magistratura". E questo, anche se è una battuta, ci dà un po' un'idea di quello che oggi la gente pensa della cosiddetta giustizia. La giustizia, se non è economica, non c'è in un paese. Dunque, quindi, questa iniziativa lodevole di introdurre questo euro a corso libero su blockchain permette da una parte di effettivamente aiutare le persone che ne hanno bisogno, perché se il sistema prende piede e comincia a coinvolgere 1, 2, 3 milioni di italiani, è evidente che si possono creare un ecosistema dove scambiarsi tutte le cose di cui hanno bisogno senza dover chiedere niente a nessuno. Mentre per quanto riguarda, come avevo detto, dicevo, le altre notizie, quindi oltre a questa notizia che si prospetta come una specie anche di giubileo, perché se l'iniziativa di Equacoin, del gruppo, della comunità che gira intorno a Equacoin.cash, se questa iniziativa viene adottata dal pubblico in contemporanea all'altra iniziativa che già dal 2016 ormai è su Facebook, cioè Moneta Nostra, ovvero il sistema con cui si possono pagare i debiti tramite una PEC e una creazione autonoma di questi euro scritturali a corso libero, ecco che unendo le due iniziative un cittadino può da una parte eliminare i suoi debiti con banche, pubblica amministrazione, finanziarie, eccetera, e da quell'altra ottenere un borsellino elettronico con cui poter ricominciare la sua vita avendo la certezza di ricevere 1.000 euro al mese per sempre, incondizionatamente. Quindi queste due iniziative, Moneta Nostra e il reddito universale, assicurano, secondo me, una sorta di giubileo, come è stata da tempo invocata dall'economista Michael Hudson, il quale appunto sostiene che tutte le civiltà, per evitare di crollare, a un certo punto devono rinnegare tutti i debiti che sono stati costruiti, fra l'altro, in maniera fraudolenta, come abbiamo visto nel caso del sistema bancario, perché le banche non contabilizzano la creazione di capitale e quindi si appropriano di tutto il controvalore della moneta che creano dal nulla, oltre a chiedere anche degli interessi legali,
sulla loro moneta, che non è moneta, anche quella non è moneta a corso legale. Si potrebbe dire che è a corso libero la moneta bancaria, ma non è vero perché oltre 3.000 euro siamo costretti a pagare con moneta bancaria. E lo abbiamo visto anche dalle risposte, per esempio, dell'Agenzia delle Entrate all'iniziativa Moneta Nostra, in cui sostanzialmente rispondono che si deve pagare con moneta bancaria. Quindi la moneta bancaria è diventata a corso forzato oltre le cifre di 3.000 euro, ma anche sotto, perché non mi risulta che la gente vada con i contanti materiali a pagare alcunché allo Stato. Quindi lo Stato, diciamo, è complice di questa mega rapina del cartello bancario, o fa finta di non capirlo, ma insomma la gente invece, proprio grazie all'iniziativa di questo borsellino su blockchain che permette di far circolare euro scritturali, capisce che da una parte è molto semplice creare una moneta, e da quell'altra che i costi possono essere molto bassi. Infatti, ogni transazione nell'ecosistema Equacoin.cash, ogni transazione, ogni bonifico in tutto il mondo costa, è istantaneo e costa 1 centesimo di euro. Dico questo perché, per esempio, se andate a vedere, che ne so, altri sistemi di pagamento che non utilizzano euro contanti, ma utilizzano il vecchio meccanismo di spacciare le passività bancarie per moneta, come per esempio PayPal, faccio un esempio: PayPal fa pagare 1,99 euro nella zona Europa per ogni trasferimento e 3,99 euro per la zona extra Europa, extra Stati Uniti, eccetera. Quindi voi pensate, con 1,99 euro nel sistema Equacoin.cash fate qualcosa come 199 transazioni, mentre su PayPal ne fate solo una. E se lo fate fuori dalla zona euro e dollaro, su PayPal vi costa 3,99 euro, che sono 399 transazioni fatte invece nel sistema Equacoin.cash. Direi che come costo di pagamento e commissioni non c'è storia, no? E soprattutto, naturalmente, tutti questi pagamenti sono istantanei, mentre invece su PayPal, se per esempio dovete spostare i soldi dal conto PayPal a un conto bancario tradizionale, ci vogliono anche 2 giorni di tempo per ottenere l'accredito sul conto. Quindi noi abbiamo valutato che questa offerta fatta dal gruppo di Equacoin.cash sia particolarmente rivoluzionaria, in senso positivo, evoluzionaria, e può liberare il paese da enormi spese bancarie che oggi lo stanno affossando. Bene, le altre notizie che sono in chiave con il discorso che faccio, dove vado a spiegare spesso, appunto, come funziona, diciamo, il sistema del cartello bancario, sono evidenti sul sito Central Banking. Troviamo che Maduro ha arrestato 2 dipendenti della sua banca centrale perché stavano complottando con il golpista che viene supportato dagli Stati Uniti e che vorrebbe prendere il potere nel paese. Quindi è questa cosa paradigmatica, perché quando diciamo che è il cartello bancario di ogni singolo paese che cospira ai danni del paese stesso, anche in un paese come il Venezuela, scopriamo che è vero. Quindi tutto il mondo è paese in questo senso. Cioè, il nemico principale di una nazione è la sua stessa banca centrale e il potere che esercita, che diventa anche eversivo quando c'è un governo che non piace al cartello bancario. Questo cospira attivamente per rovesciarlo. Quindi questo è una cosa molto importante, perché tutti questi problemi che ci creano le banche centrali, potremmo evitare, che non ce li creano solo a noi, li creano anche a Trump. Infatti Trump sta cercando di riconquistare il controllo del sistema Federal Reserve, e infatti vediamo qua il nostro draghetto della BCE
che esprime preoccupazione sulla questione dell'indipendenza della Fed. Io credo che Draghi si stia accorgendo che il vento sta cambiando e forse comincia a pensare che magari presto o tardi anche loro verranno processati per i danni che hanno causato alla collettività con il loro comportamento illegale dal punto di vista della contabilità, per quanto riguarda la creazione monetaria, ed indecente per quanto riguarda comportamento indecente per quanto riguarda gli effetti devastanti che stanno avendo sui paesi europei, questi banchieri anarchici. Basta vedere la Grecia, e la Grecia naturalmente rientra in quel discorso della liquidità pro capite, perché in Italia abbiamo 50.000 euro a testa di liquidità pro capite, mentre in Grecia 23.000 euro a testa. Quindi vediamo che la liquidità pro capite è veramente correlata con il benessere di un singolo paese europeo. Il mio suggerimento è di fare in modo che tutti i paesi europei abbiano la stessa quantità di moneta pro capite e che questa moneta pro capite sia attribuita direttamente ai cittadini stessi per far ripartire l'economia dal basso, ovvero dalla domanda interna, che è sempre la cosa migliore, perché se tu, per esempio, invece di curare la domanda interna, ti occupi, cioè vai a esportare i beni in altri paesi senza soddisfare la tua domanda interna, ti riduci a essere poi una specie di campo di concentramento dove la gente lavora per arricchire gli altri, quelli che stanno fuori, che è un po' quello che oggi è l'Europa, sostanzialmente. Tutti questi regimi di austerità e di sacrifici servono solo per strizzare il più possibile un paese col debito pubblico agli cosiddetti investitori internazionali, che sono in sostanza il cartello bancario. Non interessa la qualità della vita delle persone, non interessa i salari con cui vengono remunerati, cioè le eliminerebbero se potessero, e magari con i robot ora ci stanno anche riuscendo. Ma interessa che un paese venga strangolato e che possa pagare il più possibile gli interessi sul debito pubblico. Quindi tutte le misure di austerità non sono per migliorare la salute di un paese, ma sono per continuare a strangolarlo fino alla fine, fino a che o la gente crepa o si rivolta. Questo sistema eversivo può essere combattuto da un governo consapevole semplicemente adottando un'emissione di una creazione di euro a corso libero, come gli amici di Equacoin.cash stanno dimostrando. Hanno già distribuito 2 milioni di euro in una settimana con questo sistema, il primo mese di reddito universale, a 2.000 persone, e chiunque voglia gratuitamente va su Equacoin.cash e si iscrive per sempre al suo reddito universale incondizionato. Questa iniziativa, appunto, come dicevo, ha anche un valore educativo sia nei confronti della popolazione, che capiscono davvero come funziona la moneta, sia nei confronti dei governi, che capiscono che la gente ormai ha capito e probabilmente possono invertire la rotta prima che sia troppo tardi. Con questo vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Come al solito, sotto al video troverete tutti i link agli articoli che ho menzionato. Grazie a tutti e buona giornata. Arrivederci.